la guerra è finita. Tornato all'Olivetti nel 1945, Adriano comincia la sua rivoluzione aziendale. A partire dalla scelta dei dirigenti. Infatti assume come direttore del personale uno storico medioevalista e uno scrittore come direttore commerciale. Anche nella selezione di operai o impiegati adotta criteri singolari, al punto di scartare un candidato dopo la prova calligrafica dicendo: non voglio avere al mio fianco un pessimista. Non assumeva nessuno se non gli aveva fatto fare la prova calligrafica, perché lui poi aveva queste convinzioni di dover assumere una persona, il dirigente personalmente, e questo è una grande dote e un grande merito, e poi di fargli anche degli esami che avevano più a che fare con la psicologia. Era molto esoterico. L'Olivetti accoglie nel suo organico intellettuali e artisti. Lo scrittore Paolo Volponi è direttore dei servizi sociali. Il poeta Giovanni Giudici lavora all'ufficio pubblicità. E il critico letterario Geno Pampaloni è il braccio destro di Adriano. Anche Pierpaolo Pasolini, Tino Buazzelli, Edoardo De Filippo e molti altri partecipano alle iniziative culturali dell'azienda. In questo asilo nido raccogliete i figli di tutti i dipendenti? Sì, dall'operaio al dirigente, tutti. Quando il bambino ha 6 mesi e mezzo, la madre ha diritto di portarlo al nido e viene assistito completamente dal mattino alla sera. Cioè gli date da mangiare? Sì, gli date da mangiare, tutte le cure pedagogiche, tutto quello che il bambino avrebbe se fosse a casa. Anche le cure mediche, se la madre ha bisogno di qualche consulenza pediatrica, c'è l'ambulatorio dove può andare a riceverla. Ma ad Adriano Olivetti non basta provvedere al benessere dei suoi dipendenti. Si pone anche il problema della madre lavoratrice. Le riconosce, primo in Italia, un permesso retribuito di 9 mesi. Da notare che mezzo secolo dopo i mesi concessi per maternità sono diventati 5. E lo stipendio rimane intero, mentre, sempre per fare un paragone con l'oggi, durante il permesso la retribuzione si riduce notevolmente. Ma non è tutto. Olivetti costruisce asili nido vicino all'azienda, in modo che il ritorno al lavoro sia possibile senza affrontare il problema e la spesa per la custodia dei figli. Lo ritiene un servizio dovuto, molto prima che le lotte sindacali lo rivendichino come un diritto. E, salvo rare eccezioni, senza riuscire a conquistarlo. Tutto questo gli attira gli strali del mondo industriale. Ad essergli avversa è soprattutto un'azienda che paradossalmente non ha con la Olivetti alcuna concorrenza diretta, la Fiat. L'ingegner Valletta, amministratore delegato a vecchio stampo, aveva sempre considerato Olivetti un pericoloso sognatore, una sorta di imprenditore rosso, soprattutto dopo le sue nuove incursioni nell'editoria. Lui ha avuto di vita difficile perché, per esempio, aveva fondato l'Espresso. Il magazine Espresso è stato fondato da lui. A un certo punto il presidente della Confindustria di allora, visto il tono molto liberal che aveva l'Espresso, diede un ordine scritto a tutti gli associati di non comprare più macchine da scrivere Olivetti. E la famiglia si obbligò Adriano a cedere l'Espresso. Anche Mediobanca, controllata dai grandi gruppi industriali del nord, cerca di impedire di far emergere l'industria elettronica come eccellenza italiana. Per Valletta, anzi, questa è una minaccia, un neo da estirpare. Nel 1955, Olivetti dimostra di essere fedele alla sua filosofia con un progetto che porta anche nell'arretrato sud le idee più innovative. La realizzazione della fabbrica di Pozzuoli e del suo quartiere operaio sono quasi un miracolo. Tanto più che nel giro di pochi anni si arriverà addirittura a registrare un tasso di produttività superiore a quello della fabbrica di Ivrea.
È sorto a Pozzuoli il villaggio Olivetti, poco distante dal nuovo stabilimento, che fonde le sue linee razionali con i colori e i profili del paesaggio. Taglia il nastro la signora Tasca. La fabbrica è stata concepita, dice l'ingegnere Adriano Olivetti, a misura dell'uomo, perché questi vi trovi uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza. Olivetti immagina un capitalismo a misura d'uomo. Negli stabilimenti Olivetti non ci sono solo catene di montaggio, ma anche mense, ambulatori medici, asili nido, biblioteche. Ma è una biblioteca viva, veramente? Cioè, insomma, vengono qui a leggere gli operai? Vengono moltissimo, come le spiegherò. Prima di tutto, questa biblioteca non è mica solo una collezione di libri, è un centro culturale, vero, con un insieme di corsi per giovani, corsi per adulti, corsi complementari, mostre, conferenze. Si tratta in sostanza di educare i giovani alla comprensione dei valori della cultura. Noi accompagniamo una volta una delegazione dei sindacati dei paesi dell'Europa dell'Est, che rimase abbastanza sorpresa perché questo metodo di organizzazione dava molta libertà anche di movimento alle persone, che potevano interrompere, fare soste durante la giornata di lavoro, e entrati nello stabilimento ci chiesero se per caso era un giorno di sciopero, e noi dovemmo spiegargli che no, era un normale giorno di lavoro, e uno dei dirigenti dell'azienda che ci accompagnava rincarò la dose dicendo che quel tipo di organizzazione del lavoro, che dava così tanta libertà, aveva anche portato a un incremento di produttività di quasi il 15%. Devo dire che la delegazione sovietica rimase molto sorpresa e credo forse non ci ha mai creduto a quello che gli dicevo. Impegno, motivazione, identificazione con l'azienda. Questi i segreti di un successo che, espresso in cifre, sfiora l'incredibile. In poco più di un decennio la produttività cresce del 500%.